In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 su Bellissimo, Artritmo. meraviglioso. La musica dei perdenti e dei vincenti, è bella questa cosa tra perdenti e vincenti. Poi mi sembra un argomento assolutamente molto attuale, ma chi è cosa? Poi diciamoci la verità, da che punto di vista? Beh, se Così. pensiamo che Miles Davis fu picchiato, c'è una foto bellissima di Miles con una giacca, lui era sempre elegantissimo, usava questi abiti italiani, c'è una foto di un Miles Davis con una giacca color khaki completamente piena di sangue, perché lui uscì da un locale a New York che si chiamava Birdland, che esiste ancora, e lui lì era la star di quel locale, però di fatto non poteva né entrare né uscire dalla porta principale, perché i neri non potevano entrare dalla porta principale. Lui era uscito tra i due set del suo concerto per Ordinaria accompagnare come il sua jazz, una amica musica bianca, bianca. sì. Se ci fosse stato un incontro di culture diverse ai primi del Novecento, quando la cultura europea, gravida di opera, di canzone partenopea, della musica del Mediterraneo, della cultura francese, è arrivata nel sud degli Stati Uniti a incontrarsi e a scontrarsi anche con quella realtà che veniva invece dall'Africa, che poi ha dato vita di fatto ad una musica straordinaria che è il jazz. Ecco, da questo punto di vista, quindi, credo che noi si abbia una responsabilità importante, che è quella del pensare all'arte non solamente come lo strumento del bello, e abbiamo necessità di bellezza. La bellezza è qualcosa che salva tutti e che non appartiene alle sinistre, alle destre, a una religione specifica. Il bello significa rispetto del pianeta, significa una riflessione complessa su quello che noi siamo. non Noi in rispetto al particolare mondo. abbiamo una urgenza, che è quella del pensare alla nostra musica non solamente come uno strumento per il bello, che seppur fondamentale non è l'unico motivo per cui dobbiamo fare musica. Dobbiamo fare musica, dobbiamo creare arte, dobbiamo creare bellezza per rendere il mondo migliore, per fare sì che tutti noi ci si senta effettivamente parte di una grande No, comunità come però quella dell'arte. ho avuto ospiti dei meravigliosi antropologi e loro raccontavano come l'essere umano si è evoluto grazie alle migrazioni da nord a sud. Cioè, l'uomo è migratore. Infatti è stato bello l'inizio di Benedetta Tagliabue che raccontava come lei aveva voglia di andare via, no? E per poi tornare. Insomma, il mondo è tutto, ce l'abbiamo in tasca. Che Nulla è meraviglia. superfluo in natura. Il massimo grado di valore d'uso in armonico rapporto con tutto e con le altre parti, questo noi chiamiamo pura bellezza, dice Adolf Loos in Parole nel vuoto. I vincoli ambientali, normativi, culturali e sociali determinano l'architettura nel suo principio di necessità e bellezza come nell'origine greca. Cosa vuol dire costruire in diversi paesi con diverse tradizioni e condizioni e quale contributo Soprattutto offre col alla società e al suo paesaggio, no? Per lavoro? esempio, i nostri primi modelli nello studio sono sempre della topografia, di dove siamo, no? Perché quello è già il progetto che esiste. E poi da lì possiamo fare una piccola trasformazione e capire com'è la trasformazione più sostenibile, più accettabile, più carina, e che poi faccia com'è che la gente utilizzi il luogo in una maniera più naturale, come se naturalmente si sentisse a casa. E questi sono un po' i temi che stiamo cercando di sviluppare. Prima facevi questa lunghissima lista del nostro studio di architettura che fa urbanismo, fa progetti pubblici, progetti privati, fa design, fa tutto. Ma io dico sempre che facciamo un po' di tutto, un po' di tutte le scale, perché è molto più divertente, perché è molto più ricco per noi stessi, no? È un po' una maniera di mantenere la professione dell'architetto un po' nell'ambito umanistico, un ambito un po' più universale, no? Come interpretando E la dei stazione concetti di più Praga. universali. Vedi tutti gli strati storici, 150 anni fa, fanno la prima stazione, ancora l'impero austro-ungarico, sono queste architetture, Franz Joseph, poi dopo si trasforma in una cosa più secessionista, poi arriva il comunismo, poi fanno un'autostrada davanti alla stazione, magari anche con un disprezzo. C'era un parco storico, nel parco storico si costruisce una stazione funzionalista negli anni Ottanta, e adesso si cerca di mettere tutto insieme. Come metti insieme il parco, la stazione comunista degli anni Ottanta,
come trasformi quell'autostrada, come riesci a riconquistare l'edificio secessionista, come viaggiare diventi un'esperienza molto bella, dove anche quasi quasi quando sei nella stazione sei dentro al parco, come. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.